stravinto la Lega, ha stravinto Matteo Salvini a queste elezioni europee. Forza così, Matteo, ti ho sempre appoggiato nei miei video. Adesso però ti do dei suggerimenti. Visto che l'Italia deve ritornare agli italiani, visto che ci dobbiamo rimpadronire del nostro paese, devi innanzitutto iniziare a recuperare i cervelli in fuga che se ne vanno all'estero, ma anche i cittadini italiani, anche i pensionati italiani che se ne vanno all'estero, perché negli ultimi decenni le situazioni sociali nelle quali ci è toccato vivere sono veramente peggiorate molto. Quindi un mio consiglio è di recuperare tutte quelle cittadine e quei cittadini italiani, tutti quei cervelli che sono andati all'estero, farli ritornare in Italia, dargli delle agevolazioni fiscali, dargli del reddito. Magari che lo Stato italiano li compri al doppio del prezzo di mercato la casa che hanno comprato all'estero, in modo che ritornino in Italia per riabitare il bel paese, capito? Perché se no non ritornano. Quindi fare ritornare gli italiani residenti all'estero, residenti temporanei o permanenti. Questa è una delle misure che io ti suggerisco di adottare. Un'altra delle misure che ti suggerisco di adottare a te e alla Lega è di far venire dall'estero tutti i discendenti di italiani. Questo per ripopolare il nostro paese, perché se rimaniamo senza popolazione dobbiamo poi far venire gli extracomunitari. Allora, per evitare questo, caro Matteo Salvini, adesso che hai vinto alle europee, il tuo discorso deve essere che ritornino in Europa i cittadini europei residenti all'estero, magari facendo che l'Unione Europea inverta nel comprare le proprietà che hanno questi cittadini europei all'estero. E poi, caro Matteo Salvini, devi fare che l'Unione Europea accolga i discendenti di cittadini europei che vivono all'estero. In questo modo potremmo ripopolare Italia e l'Europa di cittadini europei, italiani. Sto controllando che l'applicazione mi dà un limite di 5 minuti. Perché molti cittadini italiani sono andati a vivere all'estero, per esempio i pensionati, proprio per le pauperrime condizioni nelle quali si erano ritrovati a vivere a causa dei governi anteriori a questo, negli ultimi 25-20 anni. Molti sono andati a Tenerife, molti nel Nuovo Mondo, e hanno comprato casa. Allora, se volete che ritornino indietro, l'Unione Economica Europea e il governo italiano gli debbono comprare la casa al doppio del prezzo del mercato. Così arginiamo la fuga di cittadini italiani ed europei all'estero e arginiamo la fuga dei cervelli all'estero. Quindi queste sono le misure da adottare per evitare la fuga degli italiani e dei cervelli italiani all'estero, che io mi permetto di suggerirle, complimentandomi con lei per la sua eccelsa vittoria, e poi la invito a vedere altri video che gli ho dedicato. Cordialmente, lo youtuber italiano Senza Inciana. Ciao, e un ciao a tutte e tutti voi che non lasciate di seguirmi. Ciao ciao, questo video lo faccio proprio alle 3:30, un'ora fa, mezz'ora fa, ho appena finito di ascoltare gli exit poll.